Proviamo adesso a configurare la temperatura. Quindi dobbiamo tornare sulle nostre things, aggiungerne una nuova, sempre di tipo MQTT, generic MQTT things. Qui gli diamo il nome temp, anzi studio temp, location gli mettiamo studio, solito bridge col broker MQTT e creiamo. A questo punto, come prima, andiamo sui channel, creiamo il channel, gli diciamo che è un number value, anche qui dobbiamo configurare i topic MQTT con cui questo oggetto riceverà i valori. Sarà un oggetto che riceverà solo valori, quindi il command topic lo lasciamo vuoto. Per recuperare lo state topic andiamo sul vecchio, andiamo a vedere il nostro item relativo alla temperatura che topic aveva, lo copiamo e lo incolliamo. Poi dobbiamo andare, vabbè, a mettere l'unità di misura, giusto così, per anche perché io tutte queste proprietà non le ho ancora approfondite. Poi dobbiamo stare attenti perché bisogna mettere la trasformazione, perché a noi arriva una struttura JSON sul topic MQTT che abbiamo specificato prima e dobbiamo dirgli qual è il valore di questa struttura JSON che ci interessa. Andiamo a copiare la trasformazione che facevamo nel vecchio, che si basa sul JSON path. Andiamo a incollare, però dobbiamo stare attenti a togliere le parentesi perché ha una sintassi leggermente diversa. Quindi creiamo il canale, abbiamo dato l'identificativo univoco, lo chiamiamo ch studio temp e la label gli diamo studio temp channel e creiamo il canale. A questo punto, come prima, lo aggiungiamo al modello come equipment, gli diciamo che è un tipo temperature, semantic class, qui non credo che ci sia la temperatura, perché questi sono proprio, diciamo, gli oggetti, e andiamo solo più ad agganciare il canale al point di controllo, gli diciamo che è un number, che è già settato. Possiamo anche dargli la dimensione number temperature, la categoria temperature, semantic class è un measurement, semantic property dovrebbe esserci, ok, temperature, aggiungiamo il modello, quindi lo vediamo dentro il suo canale. Però se andiamo a vedere il valore, attualmente è null, mentre se guardiamo sulla nostra sidemap dovrebbe essere 20 gradi. Questo succede perché abbiamo usato una trasformazione JSON, ma non l'abbiamo installata sul nostro sistema. Quindi dobbiamo tornare sui settings, andare su transformation, con il più solito andiamo a cercare la nostra JSON path e la installiamo. Ok, a questo punto io mi aspetto che la temperatura adesso venga fuori. Channel, apriamo. Adesso aspettiamo che arrivi un valore. Non appena cambia. Ed ecco che è arrivato. 19,9. Vediamo se è vero. Questo forse si deve aggiornare. 19,9, perfetto, direi che funziona anche questo in linea del tutto sommaria, giusto per vedere come funzionava il nuovo OpenHAB 3 per la gestione dei valori e dei controlli MQTT. Dopo aver fatto tutti questi step possiamo vedere come piano piano si sta popolando il nostro modello di home automation.
Ovviamente questa parte qui va tutta approfondita perché c'è tutto un discorso di location, quindi di stanze, di piani in cui aggiungere i vari oggetti, che io per adesso ho tralasciato perché volevo solo vedere che funzionasse strutturalmente. E poi nella pagina degli item vediamo tutti gli item che abbiamo creato, che sono gli equipment e i point per i controlli. A semplice titolo di curiosità vi faccio vedere chi è che sta producendo i dati di temperatura e che gestisce anche l'interruttore con cui abbiamo fatto le prove. È un Sonoff 4 canali sul quale ho caricato il firmware Tasmota e che ho configurato con un sensore di temperatura, il DHT11, collegato a uno dei suoi GPIO. Con Tasmota semplicemente basta dire che a un certo GPIO è collegato un sensore, in automatico lui ne rileva il valore, lo visualizza in home page e poi ce lo manda via MQTT sul topic che abbiamo configurato. Ma questi sono argomenti che possiamo trattare più avanti. Nel prossimo video andiamo a vedere come creare una pagina di interfaccia con gli oggetti che abbiamo appena creato.